Salve, salve, prova, prova, boh, chissà. Allora, benvenuti nel canale, boh, si dice così, in teoria, per quei canali che sono comunque canali, il mio è una... Cos'è il mio? Non lo so, sì, è un canale, anche il mio, ma dovrei fare ridere, dovrei fare il comico, il simpatico, ma a chi gli va? Siamo su un gioco da cellulare che per chi non lo conosce si chiama Ballet Echo, Echo in spagnolo, Echo in penso la sua normale espressività. Che sto dicendo? Boh, vabbè. Sempre perché devo fare il simpatico. Vabbè, allora, non perdiamoci in cincispiade. Sì, stavo vedendo l'orario. Bullet Echo, per chi non lo conosce, o Ballet, non so se si dice Bullet, in inglese vuol dire non munizione, proiettile mi sembra, quindi non so se si dice si legga Ballet, comunque è la pronuncia. E perché vi sto portando Ballet Echo? Perché mi sono reso conto che è molto più facile registrare un video usando un screen recorder dal cellulare piuttosto che fare video da diciamo sul Real, boh. Proprio perché mi farà guadagnare soldi, diventerò famoso? No, ovviamente no. Però perché non portarlo? Perché non farlo? Cioè, tanto io che provo a fare un gioco e mi asfaltano, piace tanto alla gente vedere la gente che si asfalta e sclera e cazzi vari, no? Quindi perché no? Allora, per chi non lo conoscesse, Bullet Echo, ripeto, è uno sparatutto, ora non ho molto tempo per mostrarvelo benissimo, comunque ha quattro modalità, la prima che vedete sulla sinistra si chiama Battle Royale, è un 3v3, in alto vedete il 3 accanto all'omino, poi c'è Re della Collina che è 1 versus altre 15 persone. La modalità sabotaggio c'è cioè un 5v5, ancora non è pronta. E poi l'ultima modalità che parte da 1 minuto ed è per questo che ho detto, vabbè sì, facciamo questo video, faccio vedere alla gente come prova a giocare a Bullet Echo e come effettivamente mi asfaltano. Sempre perché piace vedere la gente che sclera e prova a giocare, a fare il grande giocatore. Poi c'è chi è veramente un grande giocatore e chi effettivamente ci prova e ci riesce male. E allora sopprime o so o no sopprime no, ti sto dicendo sopperisce con il fatto di fare lo spiritoso il ganzo e forse non mi sta dicendo neanche quello, ma va bene così. Quindi noi mettiamo squadra contro squadra e questa vabbè è la mia parte personale. Il personaggio che vedete si chiama Levi, hanno tutti i loro sì, e beh, lasciate stare il nome in alto a sinistra perché lo volevo fare anche il simpatico, ma tutto il nome che è venuto fuori da tanto il nome si può cambiare 1500 volte del personaggio, quindi potete mettergli qualsiasi cosa. Ho letto tra le bestemmie a i nomi simpatici, le sigle numeriche così, senza un perché. Allora, gioca. Il reindirizzamento qua è possibile chiaramente o fare le squadre da 3, da 5. O anche da 2, da 4, dipende, e quindi partire chiaramente e cercare il membro mancante quando fate 5v5, oppure in questo caso io sono da solo e quindi vado e mi devo fare dura mezz'ora l'evento, dalle 9 alle 9:30, in Italia almeno, poi secondo il fuso orario in cui si abita nel mondo. Questa è la mappa che vedete, è un gioco che si vede dall'alto, e questi sono i miei compagnetti. Ok, adesso vi farò vedere come mi asfaltano male perché sono masochista e infatti parlando ora mi rendo conto quando dicono i vari youtuber o influencer che dicono no, giocare e parlare è complicato, io dico ma che cazzo ci vuole, e invece giocare e parlare è complicato in effetti. Levi ha questa abilità, quella che ho attivato, che è lo scanner a infrarossi, questi vabbè sono gli ingaggi, poi ne parlerò più dopo, che le permettono di, per un periodo limitato di tempo, a seconda della qualità del personaggio che avete, di
sparare attraverso i muri, attraverso le cose, quindi diciamo che il suo punto di forza è questo. È abbastanza lenta, quindi diciamo che per scappare avete poche possibilità, magari i pro player fanno pure, riescono pure a mettersi dietro gli angoli, io non sono un pro player, quindi no. Sta registrando tutto ciò, perché sì, sta registrando. Se sa mai, ma stavo parlando da solo, era molto divertente, di fatto sto parlando da solo, però in teoria il video non è stato. Comunque, nella modalità 5v5 ci sono tre mappe, una l'avete vista prima, la seconda è le cogne, che a me piacciono, perché per l'abilità che ha Levi, cioè il mio campione, perché chiamarlo eroe è un po' sbagliato, e mi appizzo qua dietro, e aspetto che arrivano, e poi comincio a sparare, e ho attivato per prima l'abilità, e ho sbagliato, perché sono un pirlone, e ho sbagliato, poi mi devo pure mettere dietro il muro, io invece scemo, che sono, metto lì in mezzo e faccio tipo il super pirlone della prima. Allora, io qua continuo ad andare, perché ho voluto fare questo video effettivamente? Perché, allora, dovete sapere che per voi potenziali vostri campioni, che chiaramente potete trovare nei corsieri, potete comprare, chiaramente con tutti i soldi, giochi per cellulare o quasi tutti quanti dovete comprare con soldi veri, oppure se avete un po' di fortuna li trovate nei forzieri, casuali, fra le varie ricompense che vi danno i forzieri sono quelli in basso che ho visto, oppure sono quelli che potete sempre comprare allo shop. Questa è la mappa di prima, la fabbrica, come se non sapeste leggere. Allora, praticamente nei forzieri noi abbiamo, vi danno anche le carte sono... che sono le carte? Le carte sono, sto facendo pena, fatemi fare una kill, fatemi fare qualcosa, perché veramente... Oh, quindi, faccio una kill, sono bravo, insomma. Le carte permettono all'eroe di andare avanti. Figuratevi. E questo è quello del nostro. Avete forse vi dà due banconote che sono la moneta che potete usare nello shop, i soldi del gioco, poi vi dà le batterie che servono per aumentare le abilità del campione, io lo chiamo eroe, ma sono campioni, o sicari, dipende. I bulloni che aumentano, trovandone una certa quantità, vi danno la possibilità di aumentare, fare un upgrade all'armamentario del campione. E queste sono le carte, per esempio lei è Berta, come si può leggere. E mi ha dato 9 carte di Berta, e qua sotto c'è scritto quante ne servono per potenziarlo. Io non sto usando Berta, quindi sto accumulando e basta. Berta, Leviathan e Doc, sempre... Vabbè, questi sono gli equipaggiamenti. 9, in basso vedete 9 di Berta, 5 di Leviathan e 3 di Doc. Vi farò vedere che nei prossimi forzieri, questo mi guarda praticamente sempre. Io sto usando Levi, non troverò Levi. Voi mi direte, ma che stai a dire? Io, certo, voglio dire, vabbè, sono 3 forzieri. Perché io non ho fatto vedere il video prima, ma io ho 46 di questi qua che si tengono prendendo 3 vittorie, ogni 3 vittorie vi dà un forziere. E vi farò vedere che c'è qualcuno. Che fortuna! Guarda che riesco a beccarmi da qua, ma come cacchio fa? Vabbè, fammi andare indietro e buono. Ah, ah, no, ah, ok, vedete come sono morto male, perché stavo prendendo il potenziamento, anche perché sono fatto, questo è pensa, perché ci hanno fatto il culo. Con fissa, avanti, così con rossi, la serie preoccupa di spaventa, la avete perso. Io mezz'ora, quindi comunque non mi perdo troppo in chiacchiere. Qua i vari suggerimentini, tocca il pulsante di cura per curare il tuo eroe. Qua, scorrete sulla destra, sulla sinistra. E vi fa vedere, diciamo, pulsanti, consigli utili, consigli inutili, insomma, cose abbastanza ovvie, cose che magari uno non sa, specialmente all'inizio. In basso a destra potete vedere il timer, chiaramente, risorse ai giocatori. Ok, questa è l'ultima mappa, il sotterraneo, che io personalmente con Levi odio, perché ho pochissimi ripari, e soprattutto ai... Ora, per arrivare al centro, io devo andare di lato. Adesso sto prendendo un potenziamento che migliora la mira, diciamo, e devo andare di lato, ecco qua. Ecco, c'è cioè, allora, stata una lady molto brava che sta facendo tutto il mio lavoro, lo sta facendo lei, perché lei o lui, non lo so, che sta giocando, se è un maschio o una femmina, è sicuramente un pro player. Comunque qualcuno che sta giocando meglio per stare di più. Si è detto, non sta. Vittoria. Raccogli.
sempre di tipo ingaggio. I ingaggi sono, diciamo, le missioncine che danno la possibilità di ottenere delle ricompense. Okay, andare avanti. Diciamo devo fare 9 vittorie, ora ne mancano, ormai ne ho fatte 4, quindi ne mancano 5. E dopo che apri i portieri e vedo effettivamente di continuare, vabbè, insomma, nel video, nel gioco mi piace più perché tanto difficile. Potrei shoppare, ma di fatto shoppare è anche un discorso molto casuale, cioè tu dovresti spendere migliaia di euro, migliaia non so, non penso, però comunque centinaia di euro e non trovare le carte che ti servono, ma soprattutto penso che al di là di chi ne ha possibilità, perché poi non è un discorso di bene o male, è un discorso che se puoi shoppare dipende se ha un senso buttare i tuoi soldi così. Io non ho la possibilità di shoppare, anche se fossi un grande youtuber che ne sono, che ha migliaia di euro, probabilmente troverei cose migliori per cui spendere i miei soldi, ma effettivamente non lo posso sapere. Adesso, eccolo. No, vabbè, è bello, e ha fatto tutto quanto, non ho fatto una ceppa. Ah, no, mi sono rifatto con i due che hanno ammazzato gli altri. Ho redento il mio buon nome. Sono redento. Che in questo caso non c'azzecca assolutamente nulla, ma va bene, voi fate finta di nulla, tutto a posto. Allora, cercherò anche di tagli, quando chiuderò il video farò in modo di evitare la parte in cui abbasso la tendina del cellulare, stoppo il video perché magari dà fastidio vedere, ma che farò, o dà fastidio a me, dipende. Allora, quindi mancano 4 vittorie. Porterò video di Bullet Ecobo, sì, perché no, tanto sono io che gioco, magari porterò altri eroi, però non mi chiedo di lasciare like e nulla, perché chi è che vuole questo canale, cioè, questo canale nasce per le mie stronzatine primarie. Una cosa che ho imparato subito, non so, che più muovete piano piano il cursore, più sparate meglio. Se lo muovete con velocità, quello spara molto difficilmente. E i colpi possono mancare il bersaglio. Non ci credo, non succede mai. No, che presa. No, vi dico, devo fare un video per vedere la mia sfiga, becco 5 carte di lei, forse devo farlo prima. Vabbè, insomma, vuol dire che, ok, in teoria ho finito i forzieri perché prima ho fatto il registrato per un altro video. Mamma, ragazza, mi piace. Allora, questi sono gli incarichi, o si ingaggi, quello che vi pare a voi. E ce ne sono 5 categorie, vi dicono vero re della collina, diventa il migliore re, bla bla bla, sopporta la squadra, e piano piano che tu fai quello che ti viene richiesto, l'ingaggio aumenta. Ora io continuerò, anche se diciamo che il primo forse l'ho finito, sperando di riuscire a fare qualche kill, perché dal magari cambierò, magari ora dopo questa cambierò. Pensavo di fare 9 kill perché mi pensavo fossero 3 forse da prendere, mi sono sbagliato. Vedete, quella si chiama Mirage, quella che ha appena saltato. Sto laggando, brutta roba. Ok, sono morto. Probabilmente sono morto. Fammi andare via. No, ma dai, mi sto nascondendo però. Niente, quella è stupida, se mi sta a ricaricare davanti. Quella si chiama Angel, quella che è morta a me. Più veloce di me, ha un piccolo scudo di energia. E siamo morti perché... No, non siamo morti, non so, effettivamente. Allora, deve ricaricarsi, deve curarsi un pochettino. Dai, 3 anni per ricaricarti, ma che ci vuole? Sì. Ah, sei tu contro Bastion. Il nemico si chiama Bastion, vedete, anche quello che mi ha messo si chiama Bastion. Sulla destra, in base del suo equipaggiamento, anche la qualità del equipaggiamento si vede dal contorno della... non posso ingrandire soltanto la schermata. Mirage, che stai facendo? Ora, se ti fai ammazzare, poi non si è curato tutto ciò, ma curati! Meno male. Oh, meno male. Vittoria, Poi, le ricompense che vedete qua, 4 coppette, le faccio delle persone, 15 punti sono i punti da classifica, che tanto... sono 200esimo, ancora che arrivo tra i primi posti divento vecchio. L'esperienza e i soldi, chiaramente questo tipo di
sono 184esimo, sì, accetta, ok. E ora mi hanno invitato in gruppo, Erfanta Erpez, fantastico, e ho cambiato anche modalità, perché sì, cioè tanto quella l'ho finita, e questa facciamo la Battle Royale. Come vi ho detto, ci sono tre modalità, cioè quattro modalità, una è sabotaggio, al momento non è attivata, e ora mi hanno invitato per fare 3v3. Ne faccio un paio, volevo cambiare l'ore col 5v5, ma va bene. E diciamo che mi piace molto giocare Levi come eroe, ce ne ho anche un altro paio di gioco, ma come vedete sono abbastanza scherzetto, non è che sono sto grande eroe potente, forte, ultra spavaldo, eccetera. Quindi però anche se comunque questo video sta diventando tipo troppo lungo, quindi faccio questa. E la città, poi vabbè, le mappe chiaramente a seconda della modalità cambiano. Allora, qua io lo passo sopra l'oggettino, questo è la missione, questo è arancione o marrone, come pare, questo è il medico, come potete notare dalla croce rossa, e lui piano piano raccoglie, a seconda poi delle ore che avete, c'è chi raccoglie più velocemente, chi raccoglie meno velocemente, eccetera. Questa qui, che è una skin particolare, si chiama Berta, quello che avete visto prima che ve ne parlavo un attimo, e Berta ha il potenziale che da lontano si mette a fare un... Allora, lo stava facendo, poi vabbè, si è reso conto che ci ha pensato a mirare a fare fuori Satoshi. Quello che avete visto si chiama Satoshi, ed è forte come attacco di base, poi ha uno scudo protettivo che gli permette di parare gran parte dei colpi messo tipo in linea retta, e in questo modo riesce a difendersi della gran parte degli attacchi. Poi certo, se lo riesce ad aggirare senza farti colpire, diciamo che lo puoi anche uccidere tu, se non ti fai colpire. Se lui non si gira di botto e se ti attacca, anche perché voglio dire, lo scudo messo lì, non è che mette lo scudo e diventa invincibile, va. Pure di... No! Mannaggia! Ah, peccato. Perché secondo me avevo il fuoco, quindi volevo riuscire a curarmi. Quella era tipo la safe, la chiusa, il fuoco, non lo come volete. Però io non ho come curarmi. Accidenti, cavolo. Una vittoria, 6 di vittorie, 5 su 100, potrei passare di gradazione, ma allora, ok, poi interrompo il video, anzi interrompo adesso, vabbè, spero che vi sia piaciuta la cosa, e alla fine ho trovato pure le carte di Levi, anche se me ne mancavano 44 per portarla al grado definitivo. Ci sono anche qua la qualità di gradazione dell'eroe, sono 5 in 5, ha messo anche 5 in 5, si è reso conto che forse è meglio così. E sono... non mi ricordo. Tutto onesto. Non mi ricordo, comunque ogni tot di carte deve mettere sempre usando soldi del gioco di aumentare il grado dell'eroe. Siamo a 3 lenghi, forse non piace. Allora, sono fatti prima, comunque io... appena finisce il game, perché togliere qui è un po' un casino, chiudo. Allora, quello che ho preso prima è per la mira, questo aumenta, rispettisce il doppio. Ok, ci abbiamo davanti il blot, sì, un blot, è così. Ok, va bene ragazzi, io, ragazzi, chiunque, fantasmi che mi seguite, io interrompo qua. Io l'ho fatto, ho pure fatto una figuraccia in un certo senso, meglio così, spero di farne di più, di figuraccia.